Intanto saluto il collega Alessandro Darold, giornalista di La Verità Quotidiano. Ciao Alessandro, ben Buongiorno trovato. A tutti. Buongiorno a tutti. Ecco, in movimento, vedo che sei in macchina, ovviamente sei fermo, lo diciamo perché non è certo, non è che stai guidando, ci mancherebbe altro, visto che peraltro parliamo di giustizia, dalla riforma della giustizia, perché stai seguendo moltissime inchieste in questo momento, per la verità. Se vuoi citarci giusto qualcosa, poi ci buttiamo sugli argomenti che ho elencato. Ah no, io sto seguendo l'inchiesta che riguarda la Procura di Milano, le ultime recenti indagini sul capo della Procura Francesco Greco, su De Pasquale, quindi che un po' si intersecano anche sulla riforma della giustizia che sta passando adesso, che è passata ieri col voto di fiducia alla Camera, perché comunque sono casi di una giustizia che ha un po' commesso degli errori, almeno poi sarà ai tribunali poi a stabilirlo, però diciamo che è un processo che è stato quello su Leni, che è durato per più di 7 anni. Si è concluso male, con la soluzione di quanti gli imputati per il fatto che non sussiste, e adesso c'è un appello in corso. Insomma, è un processo che va molto per le lunghe e finirà chissà quando, meno di 10 anni. Su questo la riforma Cartabia ha cercato di mettere una stretta, che appunto ha posto dell'improcedibilità dopo 2 anni sull'appello. Determinati casi, ricordo, di reato, il terrorismo per mafia sono stati assolutamente tolti. Però al netto di tutto questo, sui contenuti, mi pare che il dato politico attuale dopo la fiducia di ieri è quella che il Movimento 5 Stelle ne esce con le ossa rotte. Avevano minacciato nei giorni scorsi, settimane scorse, che la schiforma non sarebbe passata, il quotidiano aveva più volte calcato la mano, invece la riforma passa in maniera abbastanza tranquilla. Stamattina non è stata neanche chiesta un parere agli iscritti, come spesso si faceva in passato, no? Sulla famosa piattaforma Rousseau, che adesso poi era stata contesa anche tra Casaleggio e Conte. Insomma, diciamo che non si tratta di una riforma che cambierà radicalmente la giustizia. Noi abbiamo anche definito una riformetta, perché sì, qualcuno l'ha definita che una riforma che rischia di essere un po' zoppa, cioè che avrà comunque, che sarà un po' claudicante, che avrà delle parti ancora in sospeso. Sì, anche perché come riporta anche stamattina alcuni autorevoli magistrati sulla stampa, come Caselli, influisce sulla riforma del processo penale, mentre in realtà le problematiche vere che riguardano la situazione economica italiana sono quelle della riforma del processo civile, che sono quelle lungaggini che incidono soprattutto di più sull'economia. Però insomma è una parte di riforma che prende un po' della riforma Bonafede, che cercava appunto di bloccare, diciamo così, la prescrizione al primo grado di giudizio, comunque di consentire a chi non si può permettere avvocati di grido a tirare troppo per le lunghe il processo, rispetto invece a chi ha pochi soldi e invece è costretto appunto a avere processi molto veloci, molto rapidi, e unisce anche appunto questa tentativa da parte del ministro di Grazia e Giustizia Cartabia di accorciare l'appello e poi la Cassazione. Esatto. Infatti serve a bilanciare un po' l'abolizione della prescrizione che era prevista appunto in quello che aveva fatto l'ex ministro della giustizia Bonafede, lo hai detto anche tu. Senti, però dopo scusami, proseguiamo anche su quello che secondo te invece potrebbe essere significativo per il nostro paese dal punto di vista della giustizia. A parte il termine schiforme che si associa appunto a quella parte di Movimento 5 Stelle che evidentemente all'inizio si era messo un po' di traverso, ma con Conte, cioè diciamo due domande in una, Alessandro: ha rischiato una prima debacle Conte da quando è stato, diciamo, designato leader del Movimento 5 Stelle? Cioè ha rischiato davvero scossoni importanti nel movimento? Domanda numero uno. Dall'altra parte, con Conte come cambierà pelle il Movimento 5 Stelle? Per esempio, lo hai detto tu, non è stato chiesto un parere agli iscritti. Diciamo che il discorso della democrazia diretta, della politica attiva proprio da parte di chi aderisce al Movimento 5 Stelle, è stato un po' abbandonato nel corso degli anni, però effettivamente in questo caso, su un tema importante come quello della giustizia, non sono stati interpellati appunto gli attivisti. È già un primo passaggio verso un cambiamento del Movimento 5 Stelle? Ma io credo che Conte esce con le ossa rotte, come dicevo prima, un po' da questa, perché aveva minacciato fuoco e fulmini. In realtà si è dovuto tranquillamente, come già si ipotizzava e già si sapeva, sarebbe assolutamente allineato alle istanze del governo. È un movimento diverso, un movimento che i sondaggi danno al 12%, quindi a distante anni luce dal 38 che fecero nel 2018. In 3 anni
Movimento ha perso più di 20 punti percentuali nei sondaggi e probabilmente lo scopriremo poi anche nelle prossime amministrative quali saranno i dati reali di partecipazione del vecchio elettorato grillino. È un movimento che deve mantenere le poltrone, se posso permettermi, se mi permettete questa definizione, perché l'unica cosa che può fare in questo momento è stare al governo. Nel senso, anche qui. Beh, un movimento che prima ha aderito a un governo con la Lega, poi col PD, insomma, non è che voglio rimarcare le classiche, però questo è significativo e continuerà a farlo, quindi secondo te? Assolutamente sì, diciamo che Conte ha dato una svolta un po' più democristiana, se vogliamo dire, un po' più organica allo Stato. Adesso, nei prossimi 6 mesi, oggi inizia il semestre bianco, le Camere non possono essere chiuse dal Presidente della Vero, Repubblica. vero. C'è chi dice, c'è chi racconta anche qui che sarà un'estate, un agosto difficilissimo. In realtà, autorevoli commentatori politici ribadiscono che non potrebbe succedere assolutamente niente. È evidente che il movimento ha bisogno, ma anche come la Lega e tutti gli altri partiti, di visibilità, perché i partiti in questo momento hanno una grave difficoltà a inserirsi nel dibattito pubblico. Quindi è come i bambini che giocano un po' con i cuscini se li tirano addosso in casa, ma in realtà non Aiuto. spaccano niente e si danno i cotti. Quindi continuano. Stamattina sul giornale si paragonano agli equilibristi con sotto il tendone, no? Che si lanciano, ma in realtà cadono. Il governo cade sempre in piedi. Bisogna aspettare, a mio parere, l'elezione del Presidente della Repubblica a febbraio 2022, il sostituto di Mattarella, per capire dove andrà la politica italiana. Al momento il movimento quindi si mantiene. Abbiamo perduto per un istante Darold. Ecco, sei tornato. Ogni tanto vai via, ma comunque adesso sei tornato. Sì, bisogna aspettare. Cruciale sarà il nodo Presidente della Repubblica. Esatto, e quello è il nodo fondamentale perché al momento mantiene le posizioni, cercherà appunto, come accennavo prima, di ottenere dei risultati decenti alle elezioni comunali di Roma e di Milano. A Milano non c'è ancora il candidato, meglio, non so gli ultimi aggiornamenti, ma siamo ancora anni luce dal trovarlo. A Roma la Raggi se la gioca, ma anche lì mi sembra che non è che il movimento sia così unito e compatto nel sostenerla. Per cui cerca di limitare i danni, cerca di limitare i danni come ha provato un po' a convincere il suo elettorato in queste settimane della grandissima attivismo di Conte sulla riforma della giustizia, che in realtà attivismo non c'è stato, insomma, però Ok. bisogna comunque dare qualcosa agli elettori. Quindi niente di nuovo sotto il sole, nemmeno con Conte. Avrebbe fatto meglio a fondare un partito suo o insomma, vabbè, fermo restando che io, modesto parere, ci mancherebbe, sono dell'opinione che non sia il caso di fondare altri partiti, non ne abbiamo bisogno. È meglio probabilmente sistemare quelli che abbiamo già e cercare di navigare ne tutti nella stessa direzione. Però non so se a livello più squisitamente politico Conte avrebbe potuto avere di più in termini di consenso con un partito suo. Alessandro, cosa ne pensi tu? C'è un brutto precedente rispetto al Presidente del Consiglio che sono stati Monti. Monti. Quindi il Lo Presidente so. di Monti è uno spauracchio dal 2011 in poi. I partiti personali di Presidente del Consiglio che planano, diciamo, su Palazzo Chigi non ha portato buona fortuna, non ha portato fortuna. Infatti, non a caso, in questi mesi, anche queste settimane, si parla di un fantomatico partito di Mario Draghi, ma vedo che il Premier o comunque anche il ben si guardano da rilanciare la notizia, perché è evidente che la politica, come dicevo prima, è sempre più debole, non è che ha grande appeal, quindi per Conte è stato comunque meglio trovare già un contenitore in guerra, ma un contenitore che comunque ancora un po' Certo. di elettorato, un po' di appeal nell'elettorato italiano. Beh, permettimi una battuta, se non l'ha fondato Renzi, un partito che voglio dire, insomma, ha contato per un certo periodo, poi chiaramente la situazione la conosciamo, ma ha contato su un largo consenso, figuriamoci, no? Dopo l'esperienza di Monti, se qualcun altro si azzarda a fare. Poi in questo periodo, cioè, dove tutto è veramente talmente confuso a causa ancora del Covid e di altro, figuriamoci. Allora, Alessandro, quindi credi che, insomma, al di là del fatto che sarà una riformetta, come hai detto tu, sulla riforma, la riforma della giustizia possiamo archiviarla, cioè nel senso arriveremo quantomeno a un punto di partenza? Penso proprio di sì, in più sono riforme necessarie, come anche ha detto il Presidente della Repubblica, quando parla del Presidente della Repubblica
tutti obbediscono, sono necessarie per ottenere i soldi del recovery, quindi dall'Europa, per Appunto. cui il programma di Draghi vada spedito e non ci, io sono convinto che non ci saranno intoppi da qui all'elezione del Presidente della Repubblica, quindi passeremo un'estate molto tranquilla. Certo, ci saranno slogan sui giornali, minacce di tutti i tipi da parte appunto dei vari leader politici, però non credo ci saranno grandi scossoni a livello di governo. Ok, allora a questo punto, visto che hai citato giustamente il Recovery Fund, titolo relativo al Recovery Fund, la lista è pronta, nel senso che era già pronta prima perché il progetto è stato presentato necessariamente entro i tempi alla Commissione europea. Adesso però arriverà la prima parte di fondi, e quindi bisognerà cominciare. Sei propositivo da questo punto di vista, sono tanti progetti presentati, chiaramente dovendo rispettare anche i paletti messi dall'Unione Europea. Ricordiamo che alcuni soldi dovremmo ridarli perché non è che è un regalo che l'Europa ci fa, ma abbiamo dei prestiti. Insomma, l'Italia riuscirà a reggere questo impatto importante perché chiaramente saranno progetti che andranno proprio a incidere sul sistema strutturale italiano, lo dicevamo poco fa. Beh, è determinante, credo che da come saranno gestiti passerà la storia il governo Draghi, che è stato anche nominato per questo motivo qua. Insomma, Draghi ha uno standing internazionale di un certo livello, sicuramente più alto di quello che era di Giuseppe Conte, quindi è capace, ha possibilità di poter interloquire alla pari con i più importanti leader europei internazionali. Ed è evidente che da qui passa tutta il futuro dell'esecutivo. Iniziano ad arrivare le prime tranche. Vedo che c'è un po' di lamentele. Oggi leggevo che il centro Svimez, che è quello che guarda e monitora la situazione del Mezzogiorno, poneva il problema che parte dei fondi andranno di più al nord che al sud. Sono tematiche che pian piano arriveranno fuori, sono tutti piccoli ostacoli per il governo che dovrà comunque saper equilibrare anche la gestione e lo stanziamento dei fondi del recovery. È una sfida, io credo che però insomma, l'Italia sia un giro di boa importante, cresce del 5,5%, più alto di tutti gli altri paesi europei, quindi farlo cadere un governo tornando a prima sarebbe un suicidio, ha la possibilità di fare investimenti importanti. Tutto fa presagire che possa andare bene, poi sarà la storia, saranno i fatti a dircelo. Beh, sì, da qui passa la credibilità del governo, soprattutto perché parliamo di Draghi, che insomma a livello diplomatico con l'Europa dovrebbe essere il numero uno, almeno in base anche a quello che insomma, arriva dal consenso generale. Peraltro, vabbè, stavo leggendo quello che l'Unione Europea ha detto sull'Italia, cioè l'Italia si è comportata bene, arrivano i primi finanziamenti. Visto che tu prima parlavi di bambini, anche nei rapporti forse tra l'Italia e l'Europa, no? A volte si assistono a queste. Cioè, bah, mi fa un po' sorridere se è comportata bene. Meno male da una parte, cioè, però è come se ci fosse questo pregiudizio, no? Nei confronti dell'Italia. Probabilmente anche a ragion veduta, perché non sempre siamo riusciti a rispettare i patti e i tempi, soprattutto, sai che siamo famosi per la nostra lungaggine, quindi però mi fa sorridere, insomma, questa definizione che è arrivata peraltro dal commissario al bilancio e appunto arriveranno questi 25 miliardi entro 2 settimane, quindi l'anticipo della prima parte di fondi. Alessandro, sei ancora collegato? No, infatti lo richiamiamo, infatti mi sembrava fosse cascato, ricordiamo che Alessandro è in giro per inchieste per il quotidiano La Verità e quindi è in movimento, ma giustamente ci tenevamo a fare questa chiacchierata rispetto ai temi del governo e anche perché adesso manca qualche minuto, però volevo parlare con lui anche del Green Pass, perché tra poco, insomma, tra qualche giorno diventerà obbligatorio. Questo tema sta mettendo un po' in subbuglio tutti, anche all'interno della maggioranza, non solo della maggioranza, ma proprio delle forze politiche in Parlamento, perché chiaramente non tutti sono d'accordo con il tema Green Pass. Alessandro, forse hai sentito proprio l'ultima parola chiave, Green, anzi due parole Grazie. chiave, Green Pass. Cosa ne pensi? Dove, ecco, questo cosa causerà sia all'interno del governo, ma anche a livello popolare? Perché sappiamo, cioè, è un tema davvero su cui è anche pericoloso, in cui è pericoloso addentrarsi, perché si rischia davvero il putiferio.
Beh, sì, anche perché sono margini di incostituzionalità molto, molto ampi su cui bisognerebbe ragionare. È un passaggio abbastanza delicato che credo che il governo stia trattando con tutte le cautele del caso, anche perché vediamo che le piazze hanno iniziato un po' a riempirsi di protesta. È evidente che può essere anche l'unico modo per poter far ripartire appieno l'economia, quella dell'utilizzazione del Green Pass. Però ribadisco, ci sono delle possibilità di incostituzionalità molto forti, ma che equivalgono anche quelle sull'obbligatorietà del vaccino, che non c'è, ma che comunque viene caldeggiata a livello di governo e che viene praticamente diventa obbligatoria con l'introduzione del Green Pass. Quindi è una materia abbastanza scivolosa. Non a caso le parti legate la parte legata ai trasporti sono state rinviate. Devono essere determinate ancora le modalità in cui saranno. Si parlava dei viaggi di lunga percorrenza, anche perché poi c'è anche una questione pratica, perché se si serve il Green Pass per andare in metropolitana o in autobus, inizia a diventare una barriera. Insomma, sì, è un po' complicato. Fermo Quindi resta, sì. E peraltro, scusa, ti aggiungo anche un altro aspetto importante, al di là del trasporto pubblico, che è assolutamente cruciale. Infatti, alcune decisioni sono state rimandate per questo, però non so come se ne possa uscire da questo discorso. Ci saranno anche tutti questi confronti con i sindacati per il tema del lavoro, perché chiaramente i sindacati stanno dicendo che non diventi un oggetto discriminatorio, no? Nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici, cioè che non sia oggetto, poi non po che possa non diventare oggetto di licenziamento, perché il rischio c'è, perché poi chiaramente viene lasciato nelle mani dei singoli, no? La decisione finale. Quindi ci potrebbe essere anche Infatti situazione di mobbing al lavoro, bisogna mettere in conto tutti questi aspetti. sono alcune sentenze di giustizia ordinaria che hanno già vincolato appunto il Green Pass o comunque la vaccinazione alla popolavoro, però anche lì bisogna vedere anche come si esprime anche al Consiglio di Stato, al TAR si può fare ricorso. Ribadisco, la nostra Costituzione non impone l'obbligo, sono in determinati casi l'obbligazione sanitaria. Viene però determinati casi che devono essere stabiliti, devono essere individuati. E in più c'è appunto, come dicevi giustamente tu, anche la questione lavorativa, la mancanza di discriminazione. Sono tutte tematiche molto delicate che vanno approfondite, sul governo credo che farà più fatica che sul recovery, ecco. Credo di sì, per quello che l'ho lasciato anche per ultimo come argomento, ho detto, beh, peraltro è anche difficile parlarne perché, guarda, sia sui vaccini che sul Green Pass sarai abituato anche tu, perché insomma anche voi seguite sempre questi temi giustamente e siete attaccati enormemente, magari anche per delle prese di posizione. Ti assicuro che anche noi, quando abbiamo affrontato questi temi, abbiamo suscitato, diciamo così, l'ira di molti. È normale, cioè ci mancherebbe, però bisogna stare veramente attenti, figuriamoci per prendere queste ultime decisioni che riguardano proprio il governo. Allora, Alessandro, ti lascio ai tuoi spostamenti, ai tuoi movimenti. Ti ringrazio per esserti fermato per parlare con noi. Naturalmente, a presto sulle fonti TV e ti seguiamo sul quotidiano La Verità. Grazie mille, buon lavoro. Buona giornata.